Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione entrò nella sua città a Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché resi partecipi per grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna. In alto i ramoscelli. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivi, e concedi a noi tuoi fedeli che seguiamo esultanti Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Con voi dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme, giunsero presso Betfage verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco a te viene il tuo re mite, seduto su un asino e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asino e il puledro, misero su di essi i mantelli, ed egli vi pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Parola del Signore. Gloria a te, o